Buon pomeriggio a tutti, ci rivediamo per un nuovo allenamento, per un nuovo allenamento. Allora, oggi faremo 5 giri, quindi sarà un pochettino più faticoso, ok, l'allenamento. E intanto che vi collegate, come al solito vi ricordo, spero che abbiate fatto il riscaldamento. Oggi abbiamo bisogno dello zaino zavorrato, quindi preparatevi uno zaino con dei pesi dentro che può andare dai 5 ai 15 kg. Ok? Zaino zavorrato, poi due pesi, due manubri o comunque due pesi di ugual misura. E un peso un pochettino più grande per fare il pullover. E poi ci servono due sedie per fare il sit-up, per fare i piegamenti per i tricipiti. Ok? Quindi ripeto, due sedie, lo zaino zavorrato, un peso un pochettino più pesante e due pesi meno pesanti. Va bene? Faccio vedere, oggi siamo al 26esimo allenamento a circuito, 26esimo allenamento. Faccio vedere il primo circuito. Allora, il primo circuito si tratta di svolgere 5 volte di seguito 15 sit-up, quindi mani e piedi su una sedia, 15 sit-up. Poi 3 volte. 2 affondi 3 volte di fila, 2 affondi con balzo più 3 squat jump, molto dinamico, quindi farò 2 affondi e 3 squat jump per 3 volte, quindi un totale di 6 affondi e 9 squat jump. Poi 10 pullover e qua ci serve, se ce l'avete, un peso un pochettino pesante, io prenderò due manubri, se riesco a tenerli tutti e due. E 20 secondi di spostamenti con il peso. Chi ha un partner fa la lotta, bella intensa. Io purtroppo oggi non ce l'ho e farò spostamenti con peso. Quindi, ripeto, mentre vi continuate a collegare. 15 sit-up, ok? Piegamenti con la mano, con le mani su una sedia o sul divano, dove volete voi. I piedi anche alti, altrimenti potete poggiarli a terra. Poi 3 volte 2 affondi e 3 squat jump, 3 volte di fila, 10 pullover e 20 secondi di spostamento. Faccio vedere il sit-up. Facile, come sempre. Poi affondi con balzo più squat jump, da qua. Due, vengo su. Tre squat jump. Pullover. Prenderemo il nostro peso. Dieci volte. E poi lotta con il peso, spostamenti. Chi ha un partner farà 20 secondi alla massima intensità di lotta. Ok? 5 volte di fila. Stiamo per iniziare, eh? Ci siete? Avete domande? Se non avete domande, iniziamo, eh? 15 sit-up. 2 affondi e 3 squat jump per 3 volte, 10 pullover, 20 secondi di spostamenti. Tutto alla massima intensità. Si parte, pronti? 15 sit-up. Vai. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Fondo con basso, scoccia. Vai. 1, 2, 3, vai, di nuovo. 1, 2, 1, 2, 3, vai, ancora 1, 1, 2, 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai, lotta con peso. Dai, siamo compagno, lotta forte. Sit up. Secondo giro. Ok, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Affondi e spot jump, pronti? Dai, 1, 2, vai, 1, 2, tre, ancora 1, ma ancora
Sarà uno! Un 9! Uno, due,
Ancora uno. Bene, primo circuito fatto. Allora, recuperiamo, beviamo un po'. Abbiamo finito la fase di riscaldamento, eh? Per il secondo circuito ci servirà il colpetto o lo zaino zavorrato, ok? Corpetto da 5, 10 o 15 kg, oppure zaino zavorrato, e nient'altro, ok? E una sedia per una panchetta per poggiare il piede, perché dobbiamo fare gli affondi monolaterali, ok? Allora, vi faccio vedere. Vi faccio vedere il secondo circuito. Sempre 5 volte di fila. 5 volte di fila. 8 piegamenti con rimbalzo. Possibilmente cambiando anche la mano d'appoggio. No, la mano d'appoggio. Una mano un po' più avanti e una più dietro. Quando salto, una mano va più avanti e l'altra più dietro, ok? Poi affondi mono 6 più 6, 30 flessioni del busto con cosce e gambe flesse e 30 climber, cioè raccolta delle gambe. Faccio vedere ora, piegamenti con rimbalzo. Abbiamo già visto altre volte. Parto con una mano avanti, una un po' più dietro, piego, spingo e la mano che stava avanti va a finire dietro e quella che stava dietro avanti. Affondi mono. Un piede sulla panca, scendo bene e salgo, ok? Affondi mono. Flessione del busto con cosce e gambe flesse. Cosce e gamba flessa, su, 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 su. Io lo tengo. Se voi avete lo zaino che vi dà fastidio, lo togliete per fare questo. E poi 30 gambe. Raccolta delle gambe. Cinque volte di fila, tutto chiaro? Allora, 8 piegamenti con un leggero rimbalzo e cambio mano. 6 più 6 affondi monolaterali, con un piede poggiato, 30 flessioni del busto, sono piccoli molleggi, e vado in alto con le braccia, e 30 volte raccolgo le gambe. Facile. Proviamo un altro po' e poi cominciamo, eh.
Ora partiamo, eh? 8 piegamenti, 6 affondi, mettete lo zaino per gli addominali, potete toglierlo. Siamo, pronti? Dai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Pronti? Due, tre, quattro, cinque, sei, cambiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Pronti? 30 pressioni, vai! Dieci! Venti! Trenta! Vai, raccolta delle gambe! Pronti? Vai! Secondo giro, 8 piegamenti con rimbalzo, pronti? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fondi mano! Tre, quattro, cinque, sei, cambio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Pressioni. Dieci. Venti. Trenta gambe, ora vai. Uno, due. Dieci. Venti. Terzo giro. Vai. Sei. Sette. Fondi. Dai, sei più sei. Yeah.
sulla gamba. Vai col busto. 30 flessioni. Secondo circuito fatto, ci togliamo il corpetto,
prendo un asciugamano. Bene, secondo circuito fatto. Adesso recuperiamo un po' e vi dico il terzo. Intanto bevete. Oggi è un pochettino più lunga perché sono più circuiti. Ma tutti esercizi che si possono fare, che si fanno facilmente, dai. L'importante è mantenere un'intensità alta. Cercarli di fare sempre con la massima potenza, ok? Tutto quello che abbiamo dentro. Vi faccio vedere il terzo circuito. Adesso ci servono due manubri per fare le remate, due manubri per fare il jerk, trazioni agevolate, quindi due sedie, e plank dinamico. Allora, e le remate le faremo così. Busto inclinato, così uso bene i paravertebrali. Ok, jerk and press. Trazioni agevolate, le conosciamo tutti, con le mani o poggiate sul tavolo o sulle sedie, mi tiro su, e plank dinamico. Il plank dinamico è questo. 30 secondi. Prima un avambraccio, poi l'altro. Braccio disteso. Prima era sceso l'avambraccio sinistro, ora l'avambraccio destro. Avambraccio destro, avambraccio sinistro. Braccio destro, disteso. Sinistro piegato, destro piegato, sinistro disteso, destro disteso. Ok? 30 secondi. Quindi, sono 10 remate con due manubri, 8 jerk and press sempre con due manubri, 10 trazioni agevolate, 30 secondi di plank dinamico, 5 volte di seguito. Prendo gli sgabelli per fare le trazioni agevolate, che non le avevo prese. Trazioni agevolate sono queste, le conosciamo tutti. Ok? Quindi, se ci sono domande, fatele ora, perché partiamo. Anzi, prima attacchiamo il caricabatterie che si sta per scaricare il PC. Cinque volte di fila alla massima intensità. Allora, 10 remate, vedete le ripetizioni. Le ripetizioni sono 10 remate con i manubri, 8 jerk and press, 8 volte squat con distensione dei manubri, 10 trazioni agevolate, 30 secondi di plank dinamico, 5 volte di fila. Stiamo per iniziare, eh? Ci siamo? Allora, possiamo fare di nuovo tutto col corpetto, eh? Possiamo fare di nuovo tutto col corpetto. Magari se avete 15 kg svuotatelo un po', perché per fare questo
mi può dar fastidio. Allora, 10 remate, 8 jerk, 10 trazioni agevolate, 30 di plank dinamico, si inizia, Pronti? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yeah. Due, esplosivo, vai, 3, 4, 5, 6, 7, trazione agevolate, vai. Fare un po' di più, non fa niente, qualche secondo, dai, quanti, vai, secondo giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai. Vai!
Lancio dinamico, dai. Quarto giro. Trazione agevolato alla sbarra, se volete. Ultimo giro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dieci. Vai, uno, due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, trazioni. Benissimo, benissimo. Ciao Edo, ti sei allenato Edoardo di Somma oggi? Allora, anche per oggi l'allenamento è finito, eh? Ora, se vi sentite ancora, se vi sentite ancora carichi, potete fare ancora un pochettino di lavoro per addominali, lombari, obliqui, e altrimenti facciamo un po' di stretching, ok? Se avete ancora un po' di energia, possiamo continuare il lavoro su obliqui, addominali, lombari, glutei, altrimenti facciamo un po' di stretching. Grazie a voi per seguirci,
ci vediamo venerdì per l'ultimo allenamento settimanale, ok? Un saluto a tutti, ciao ciao. Ciao.